cartoline da Sanremo con Davide Buzzi e Alex Bartolo. Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore. Dal 28 di febbraio al 3 di marzo del 1990, il Festival di Sanremo si trasferisce ad Armaditaggia. Si svolge al Palafiori, l'attuale mercato dei fiori di Armaditaggia, che però in verità non si trova ad Armaditaggia. Lo presentano Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, e il cast è straordinario. Per la prima volta in gara, e anche l'unica, al Festival di Sanremo ci sono i Pooh. Lo vinceranno loro con la canzone Uomini Soli, davanti a Toto Cutugno che canta Gli Amori e ad Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore. La cartolina di oggi ce la invia Renato Montepietra della pensione Vita Serena, che quel festival lo visse dal vivo proprio al Palafiori. Allora, nel 90 ci fu il Festival di Sanremo a Armaditaggia. Un evento... Non proprio Armaditaggia, tutti si confondono Armaditaggia. Veramente era Bussana Mare, che è un paesino pochi chilometri da Sanremo, ed è Bussana Mare, che sorge sulle ceneri di un vecchio paese terremotato che è Bussana Vecchia, che è rimasta tale quale quel giorno del terremoto. E quindi non fu il Festival di Armaditaggia, ma no, fu il festival di questo nuovo mercato dei fiori che nasceva proprio in quegli anni, tant'è vero che venne per l'occasione battezzato come Palafiori. Invece la cosa che mi ricordo più importante di questo festival, oltre che essere presentato da Johnny Dorelli, è che è stato il festival che ha riportato, dopo, se non mi ricordo bene, credo che sono 10 anni, l'orchestra sinfonica, perché non era più si usava il playback prima, sì, si usava la base e si andava con la base. Invece da quell'anno si è ricominciato con grande emozione, con grande anche agitazione, perché riportare un'orchestra musicale, riportare i cantanti a cantare con l'orchestra è stato sempre qualcosa di crea abbastanza agitazione. Però è stato un evento e devo dire che, insomma, una struttura di questo tipo da una parte ha permesso di avere una capacità ricettiva, tieni conto che ci potevano stare 5.000 persone dentro il Palafiori. Dall'altro però c'era il problema che questa struttura, che era nata e comunque ancora oggi svolge la funzione di mercato dei fiori, aveva un'acustica che era pessima, per cui questo festival presentato da Johnny Dorelli assieme alla Carlucci ha rappresentato soltanto un episodio, dopodiché è tornato alla sua sede originale, che è il Teatro Ariston. E voi vi ricordate se quell'anno c'era un sacco di gente in giro? Com'era l'ambiente qui a... Ma l'ambiente è come quello di sempre, cioè c'è tanto fervore in giro, tanta curiosità, tanta voglia di vedere i cantanti. Il festival è sempre il festival, devo dire. Possono cambiare i cantanti e le canzoni, ma è sempre un evento soprattutto televisivo, però che calamita davvero tanta gente anche nel nostro territorio. Voi avete una pensione, la Vita Serena. Sì. Ecco, in questa pensione passano spesso artisti, allora? Proprio in occasione del festival succede che negli anni passati abbiamo avuto il piacere di avere con noi ospiti Povia, Monia Russo, il papà di Laura Pausini, e poi la cosa bella è rendersi conto di quanto indotto crea tutto questo festival, no? da personaggi famosi, sì, ma anche tecnici del suono, estetisti, costumisti, giornalisti anche loro, sì, nel bene e nel male, e autisti, insomma è tutto un caravanserraglio al seguito di questo evento. Comunque sono sempre personaggi che ti mettono a dura prova, diciamo così, senza far nomi, per cui, come dicevi tu, siamo una pensioncina, ma l'impegno in questi giorni diventa quello di un albergo 4 stelle 24 ore 24, visto le inevitabili esigenze che ci vengono richieste. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare.
col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel valle vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità, si è detto che ci sei e hai viaggiato più. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo senza diventarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma più delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, quaggiù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo.